Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccomi finalmente con un nuovo video. Oggi ci troviamo nuovamente nella mia cucina e come promesso oggi vi faccio il video su come ho organizzato un attimino i vari pensili della mia cucina. Inizio subito con farvi vedere la zona del frigo, che diciamo è quella che io sistemo quasi, non voglio esagerare, ma ogni settimana, perché è la zona che mi si diciamo disordina sempre più spesso. Vabbè, allora io ho questo frigo della Hot Point e è piccolino, cioè è realmente molto piccolo. Non vi vorrei molto spoilerare la nuova zona bar perché vorrei farvi un video a parte e quindi mi farò un po' di riprese un po' storte, però va bene. Allora, dicevo, è un frigo abbastanza piccino, cioè ha una parte di sopra di freezer molto piccola. Infatti, cioè, nel senso, non vi è un vero e proprio ordine, anzi è un po' un casotto perché non mi entra la roba, quindi questo è meglio che lo chiudiamo e lasciamo perdere. Invece la parte di sotto, che è la zona frigo, diciamo che è un attimino un po' più ordinata per quanto si può. Io tendo molto a dividere la roba in base diciamo al prodotto, come in questo caso, ad esempio, la parte di sopra ho deciso di posizionarci tutti i prodotti per, cioè tutti i vari formaggi, come ad esempio qui ho il formaggio spalmabile del gorgonzola, due cose di gorgonzola, il Masdammer, il fondal, questo se non erro. Sì. Il fondal e il poi qui abbiamo un altro formaggio che è un altro Emmental, qui c'è un altro formaggio, una caciotta di formaggio e poi sotto qui ho degli affettati sottovuoto tra cui mortadella, prosciutto, lì dello speck, delle olive, della pancetta e dei würstel. Quindi come vedete tendo molto a dividere la roba in base alla categoria, quindi formaggio, roba comunque per diciamo vari condimenti e prodotti maggiormente fatti di carne. Al di sotto invece ho una confezione di gnocchetti e delle piadine e sotto ancora diciamo la parte più grande del frigo un sacco di acqua per tenerla sempre al fresco. E poi al di sotto vabbè, un cocomero, i nuovi, diciamo, la nuova parte del cocomero che prendemmo un cocomero baby. E qui c'è della lattuga e vabbè, patate e limone, quindi è la zona un po' per frutta e verdura. Invece, per quanto riguarda quest'altro lato, per quanto riguarda quest'altro lato, oddio, aspettate, mi stanno telefonando. Ok, per quanto riguarda quest'altro lato, troviamo innanzitutto, vabbè, dei crudini sarebbero tipo sì, degli aperitivi, insomma, e queste le uova e panna, burro aperto. Qui ho dei, come si chiamano? Dei peperoni ripieni con del tonno sotto aceto, sono buonissimi. Panna da montare, qui altre uova. E qui vabbè, un mio antistaminico. E poi al di sotto abbiamo acqua, altro queste spritz. Poi qui ho il vino che utilizzo per il cibo, quindi per che ne so, la carne oppure per sfumare qualcosa. E qui ho semplicemente il caffè freddo, in realtà è più un sorbetto al caffè, se vi può interessare vi faccio la ricetta. E qui invece abbiamo un prosecchino, ok?
perché lo teniamo al fresco, almeno così lo possiamo bere e offrire. Quindi questa qui è la parte del frigo. Invece, per quanto riguarda la parte zona cucina, al di sopra della mia piastra induzione ho ovviamente tutte le spezie, poi farina, vari utensili e sale necessario vicino alla cucina. Al di sotto poi ho tutti i prodotti, cioè tutte le forchette, gli elementi essenziali per cucinare, quali non so, cioè gli elementi essenziali per la cucina, quali diciamo le pinze per l'insalata, l'apribottiglia, forbicine, insomma, cose varie. E il divisorio è di IKEA. E poi al di sotto, vabbè, qui è un po' tutto un work in progress: acqua, latte, tutta la scorta di passate di pomodoro che ho anche dall'altra parte. Qui ci sono tutti i tipi di aceto che abbiamo: aceto di mele, aceto balsamico, e questo è un altro tipo di aceto balsamico che è più una glassa, varie scorte di olio e questo. Poi, come vedete, la mia cucina è molto piccola e priva di pensili. L'unico pensile in realtà è questo, dove al di sopra ho piatti di ogni tipo che sono di IKEA, piattini per le tazzine del caffè, tazze, calici e bicchieri. La maggior parte delle cose sono di IKEA. Al di sotto del lavello invece, vabbè, il lavello l'ho organizzato con questo porta tutto in un certo senso, dove ci ho messo la spugna, che è molto comodo. Vabbè, qui ho il mio mixer e poi ho il dispenser per il sapone. Sotto al lavello io ho deciso di organizzare in questo modo, cioè qui tutti i prodotti che utilizzo un po' per la casa, un po' per la pulizia, poi le scorte di sacchetti per l'immondizia, paletta, ovviamente bidoncino dell'immondizia e varie buste. Quindi molto molto semplice. E poi vi faccio vedere l'ultima zona, diciamo, dove contengo in realtà la maggior parte del cibo. Parto da qui, dove ho un po' di roba. Qui ci sono tutte robe per la colazione, quindi brioche e succhi, vabbè, bicarbonato e frumina per i dolci, biscotti per sogliamente per fare dolci quali cheesecake, cose del genere, le macine per la colazione, tonno, questo è il cremon tartaro. Qui varie bustine di lievito, vanillina, stuzzicadenti, tarallini e patatine varie. Quindi qui sono un po' più cose sfiziose, diciamo, da mangiucchiare. E qui invece c'è tutta scorta di pasta e farina varia, sale, tutto sale, zucchero e... E qui ci sono delle cipolline, le cipolle di IKEA, e il pan grattato. E invece da quest'altra parte ho pentole, vabbè, non penso che vi possa interessare, e altri utensili per la cucina. E quindi niente ragazze, questo era tutto quello che sono, diciamo, quello che organizzo, come organizzo tutti gli elementi e gli alimenti che ho, diciamo, che comunque acquisto, e come li organizzo. E quindi, se avete dei suggerimenti, se il video vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.